Ho la speranza che il governo mantenga gli impegni. Devo dire che la storia degli ultimi mesi induce a ritenere che questa speranza probabilmente si trasformerà in illusione. Io lo spero, non sono fra quelli che tifano perché il governo fallisca. Da cittadino calabrese mi auguro che il governo mantenga i propri impegni. Guardi, io appartengo ad una formazione politica che ha sponsorizzato, ha promosso per tanti anni la realizzazione del ponte, ma io non mi iscrivo alla categoria degli entusiasti del ponte. Sono convinto che il ponte potrebbe essere una buona cosa a condizione che non sottragga investimenti per la viabilità principale, per l'alta velocità e l'alta capacità ferroviaria, per quelle cose che obiettivamente alla Calabria e anche alla Sicilia servono più del ponte con maggiore urgenza.